Ciao belli, allora c'è ancora un sacco di gente che non ha capito un cazzo della campagna selvaggia non mentire, delle motivazioni principali per cui è nata e per cui è stata portata avanti. Perché sto guardando ora un video di Barbie Xanax Factory in cui con i suoi begli occhi da fata ci spiega per 3 minuti e passa che, cioè, dietro un sacco di prodotti televisivi ma anche su YouTube c'è una pianificazione, c'è un marketing. E mica uno è tenuto a dire esplicitamente, pubblicamente, qual è la sua strategia. Bene, lo sappiamo, ci sono tanti canali, infatti, su YouTube che hanno un formato professionale, hanno uno staff dietro. Nessuno ha detto che questo non sia giusto. E poi, perché si critica la campagna, molti criticano la campagna Selvaggia non mentire, perché ci sono state offese alla Lucarelli sul suo profilo Facebook, cosa di cui io non c'entro niente, né io né chi ha iniziato la campagna, è un'altra cosa che non c'entra nulla e che va condannata. Poi si dice che si critica il progetto Francesco Solo, cioè i video di Francesco Solo perché sono stupidi, si critica il libro perché altri meriterebbero più di vendere più di quello. Non è vero nulla, non è questa la questione. Non si può continuare a sviare la questione. È inutile che Elenia Zodiaco scrive: anch'io sono rimasta interdetta dai toni usati, sembrava una crociata contro il nulla. Occupandomi di libri non mi fa piacere vedere che si dà tanto spazio alle iniziative commerciali di basso livello piuttosto che alla letteratura. Vorrei chiedere però a tutti questi indignati della pubblicazione del libro di Sole: quando è stata l'ultima volta che avete comprato e letto un libro? Questa va d'accordo con la Lucarelli proprio. Noi non facciamo crociate per la letteratura, non hai capito niente. Cioè c'è chi le fa. Molti dicono, però non è giusto che un libricino così stupido venda tante copie. A me non me ne frega nulla che venda 3 milioni di copie. Non sto difendendo l'Odissea. È un'altra la questione Selvaggia non mentire. Perché cosa è successo? Che qualcuno che lavorava in TV o dove voleva lui ha capito che su YouTube molte persone diventavano popolarissime. Allora si è chiesto perché. E ha capito che erano popolari perché appunto molti di loro sembravano molto spontanei, dei ragazzi come noi che li guardiamo, con la loro webcam in camera o a giro a fare minchiate per le strade. E oltretutto c'era il feedback continuo nei commenti sotto i video. Sembrava una cosa spontanea, genuina ed è piaciuta tantissimo. Broadcast yourself. E allora che è successo? Questo qui ha detto: prendiamo qualcuno, uno con un bel faccino, che abbia le sue doti, che sappia già fare dei video, compriamo qualche stella di YouTube perché gli faccia pubblicità e gli metta mi piace, lanciamo questa cosa e soprattutto facciamo credere che sia una cosa iniziata da zero. Infatti i primi video di Francesco Sole si vedeva lui con la telecamerina un po' arruffato nella sua cameretta. E si voleva far credere che lui aveva cominciato a fare questi video, poi Selvaggia Lucarelli l'ha visto per caso, insomma, ci torniamo su questo, ma partiamo da qui, perché già molti youtuber all'epoca hanno detto: no, non è vero, questo è uno che è stato raccomandato da Facchinetti, l'hanno messo mi piace, Wilush e Frank Matano perché sono della stessa agenzia, ed è un prodotto costruito, non è un spontaneo come noi, come molti di noi. Al che è successo? Uno poteva reagire, sia Francesco Sole che il suo staff che il pubblico, potevano reagire dicendo: ma che cazzo volete? Siete invidiosi? Legittimo supporlo. Eccetera. Oppure noi non dobbiamo rendere conto di come facciamo i video. D'accordo, no. Cosa hanno detto? Hanno negato la verità. Francesco Sole ha fatto un video sul suo secondo canale in cui ha detto: ma me ne montano a me i video, ma nei miei video non c'è pubblicità. A questo punto la gente ha cominciato a incazzarsi, è lì che è nato tutto, dal negare questa cosa, dal dare del bugiardo a chi faceva queste giuste osservazioni, giusto o sbagliate che siano, non puoi dare del bugiardo a chi ti dice la verità. È questo che ha fatto incazzare tutti, perché non capite questo perno centrale della discussione? È inutile che parlate di gente che offende Selvaggia Lucarelli, che dice che parla di meritocrazia, che sono altri temi interessanti, ma non sono la cosa principale. Ma andiamo avanti, perché alla fine la cosa si era un po' stemperata, sto canale Francesco Sole stava un po' sulle palle a tanti di noi, ma vabbè, ognuno fa il suo.
Però al lancio del libro la Lucarelli ritorna dicendo: oh, questo youtuber che è nato facendosi video per conto suo, poi io l'ho visto per caso, anche Francesco Facchinetti l'ha visto per caso lo stesso giorno, e per caso Wilwush e Frank Matano l'hanno messo mi piace. Il web sì che è un posto dove c'è meritocrazia, noi siamo il simbolo del web, c'è una manifestazione, mandiamo Francesco Soli come simbolo degli youtuber. A un certo punto gli altri youtuber è partito dell'email con Selvaggia non mentire. La Lucarelli ha risposto a Bimbo Minchia, siete invidiosi, allora si è incazzata tutta la comunità di YouTube. Hai capito? Hai capito la storia? Bene. E allora, se tu dici che questa crociata, questa iniziativa, non ti sono piaciuti i toni, sono state dette delle cose, ti è sembrato che... Ma ti è sembrato cosa? La croce, questa crociata, come la chiami tu, non è mica... un ente a sé, vivente, è fatta da delle persone. Quindi chi l'ha fatta? Danny Mellow. Ci ho partecipato anch'io, io parlo per me. Ma penso che siano d'accordo con me anche Matt degli HMET, Simone Fancazzista, gente che ha... è grossa almeno come Francesco Sole, se non di più. E nessuno di noi si è mai scagliato contro il fatto che molte bambine trovino bello un video o un libro di Sole. E allora di che cosa stiamo parlando? Cioè, bambino baffino è inutile parlare perché tanto non capisce. Penserà, non so, che noi siamo persone cattive, vogliono impedirgli di vedere video di Sole. Non so che cazzo pensa, boh. Cioè, c'è gente più grande che non capisce. Figurati cosa capisce il bambino baffino. Io spero che voi, almeno molti di voi, abbiate capito la questione. Anzi, vi faccio, guarda, c'è qui questo bel foglio, vi faccio pure il disegnino. Pure disegnino vi faccio. Guardate, qui c'è un tubo, c'era una volta un tubo, nel tubo c'erano tante stelle luminose, ognuna a modo suo, e qui sotto c'erano tante fochine che guardavano le stelle luminose e si divertivano tanto. A un certo punto un gnomo si affacciò dentro il tubo. Qui c'era nascosto, un piccolo sole nascosto che nessuno vedeva. Lo gnomo si affacciò al tubo e disse: ma come mai? Io sono tanto bravo, anch'io faccio tante cose belle, e perché invece queste stelle hanno tanto successo e le fochine sono tanto contente, applaudono? E allora capì perché. Perché appunto queste stelline una volta erano dei piccoli ciottolini che poi sono diventati sempre più grandi, sospinti dal loro pubblico con cui interagivano. Capì il meccanismo. Allora disse: io che sono bravo a preparare gli spettacoli, ne preparo uno. Prendo questo piccolo sole, che faccio presentare a lui lo spettacolo, pago alcune stelline perché gli facciano un po' di luce, e dopodiché dico: guardate, fochino, una nuova stellina come le altre, che ora sta diventando un grande sole, vi piace? Le altre stelline dissero: ma questa non la conosciamo, non era un ciottolino come noi, non si comporta come noi, dice le bugie, e non è giusto, non date retta a fochino. Allora il sole, che era diventato grande, si incazzò e disse: siete invidiosi, perché voi siete piccole stelle, io sono un sole grosso. Insomma, basta ragazzi, sono rotto il cazzo, via. Chi ha capito, ha capito. Chi non ha capito, rinuncio. Anzi, vi saluto tanto, in allegria. Tanti auguri di buon Natale. Anche a voi, bambini baffini. E soprattutto a voi, bambine tettine. Con l'augurio di crescere. Anche qui, eh. Ciao, ciao.